Ancora emergenza incendi, fiamme arrivate in paese a Sciacca, in Sicilia, case evacuate anche a Castiglione della Pescaia, in Toscana, il fuoco lambisce le abitazioni, notte di paura, in Gallura. Tre donne uccise dai loro compagni in 24 ore a Caserta, Siena e Bari, una ragazza in coma a Cagliari per le violenze subite dal fidanzato, credendola morta, si è tolto la vita. Questa è l'Italia di oggi. Questa è l'Italia delle banche che strappano i risparmi ai loro vecchi clienti. Questi sono gli italiani che distruggono e bruciano l'ambiente in cui vivono e uccidono le persone che, falsi, dicevano di amare. Questa è l'Italia dei Berlusconi e dei Renzi. Non si arresta da Siena a Cagliari, da Caserta a Bari. Tre donne uccise nelle ultime 24 ore e una di queste è in coma per le violenze subite. Allora sentiamo il racconto di Francesca Sancini. Diverse le latitudini, le geografie esistenziali, età, percorso di vita, le storie di quattro donne a Cagliari, Caserta, Bari e Siena, eppure così drammaticamente sovrapponibili, storie in cui lui, il compagno di vita, uccide lei, quattro, in 48 ore, sono ora 38 le vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno. Per Maria, 49 anni, l'inizio di una nuova vita un anno fa, quando riesce a sopravvivere a 25 coltellate all'addome per mano del marito, diventa testimonial per una campagna contro la violenza sulle donne, trova un altro compagno, un'altra storia, finita ieri sera per le strade del paese con tre colpi che il suo nuovo lui le spara in mezzo al petto e in mezzo alla strada. Sempre ieri sera nel Senese a Montepulciano, un altro lui e un'altra lei, un operaio di 56 anni e una badante di 42, si stavano separando. Alla vigilia dell'udienza, l'uomo, riferiscono i carabinieri, fa irruzione nella casa dove lei accudisce l'anziana e insegue la sua ex con un coltello, la colpisce. La donna è morta stamattina in ospedale. Dal centro al sud, Bari, nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri trovano il corpo di Donata, 48 anni, in camera da letto, avvolto in un tappeto. Il compagno, fermato, secondo quanto sarebbe emerso dagli interrogatori, ammette una lite ma dice che era lei a minacciarlo con un coltello e che, mentre lui l'ha abbracciata, lei si è ferita da sola. E poi ieri notte Cagliari, due fidanzati, 25 anni, lui 26, lei, secondo le prime ricostruzioni, appartati in un parcheggio, una lite, lui che la tempesta di pugni sul viso, lei che tenta di fuggire dall'auto, ma dopo pochi passi crolla a terra svenuta, lui si getta da un vicino cavalcavia, lei in ospedale, in coma farmacologico, viva, solo perché lui l'ha creduta morta.